in scenari italiani, europei e globali. Quanto è le probabilità che scoppi una terza guerra mondiale e quanta paura bisogna Oltre a non avere la bacchetta magica, non ho nemmeno la sfera di cristallo in questa borsa, purtroppo, e quindi non lo so. Diciamo che la paura, il timore, la consapevolezza anche degli scenari peggiori è giusta. Far finta di niente, no? Vivere così la giornata, ripeto ancora una volta, anche nella nostra vita quotidiana è sbagliato, lo sapete anche voi. È sbagliato però anche farsi bloccare dalla paura. Ogni tanto capita, a fine febbraio, quando erano pochi giorni dall'inizio di questo conflitto, e avevamo già programmato con moglie e figlie di fare 2 o 3 giorni in montagna. Giorni di tutti perché sono dovuto andare a Roma per manifestazioni, insomma, cose così. Quella domenica di fine febbraio in cui Putin dice alzo l'allerta della mia difesa missilistica nucleare. In quel momento a me l'angoscia mi è venuta perché lavorando da anni appunto all'interno dell'International Campaign for Abolition of Nuclear Weapons, che è la campagna internazionale che vuole abolire le armi nucleari, che ha ottenuto nel 2017 il trattato di proibizione delle armi nucleari. Tra l'altro, fra pochi mesi si celebrerà a Vienna la prima conferenza degli stati parte e noi stiamo chiedendo che l'Italia partecipi, se davvero, come dice, vuole avere un percorso di disarmo nucleare. Ecco, quel giorno lì io, mai come prima, ho detto, Lucia, mia moglie, se vedi passare una cosa di quella direzione è il balistico che sta arrivando su Milano. Perché davvero in quel momento un po' mi ha preso, sarà stata la stanchezza. Poi si cerca di lavorare, si cerca di ragionare. E si cerca anche di sottolineare il fatto che tutto quello che hanno sempre detto sulla deterrenza, che avrebbe garantito una maggiore sicurezza, non lo è. Diciamocelo chiaro, il conflitto, dal punto di vista militare, il conflitto in Ucraina oggi avrebbe una possibilità di scenari differenti se non ci fossero di mezzo le armi nucleari. È così. Tutta una serie di cose non si possono fare, non si devono fare, perché quando dovesse iniziare davvero lo scambio di testate, 2/3 dell'umanità ce li salutiamo. In uno degli studi preparatori per arrivare al trattato è stato fatto un'analisi di un possibile scambio di una trentina di testate nucleari tra India e Pakistan. Guardate che settimana scorsa gli indiani hanno fatto partire per sbaglio un missile non nucleare convenzionale verso il Pakistan. Poi hanno fatto un comunicato dicendo scusate, abbiamo sbagliato. No. Perché anche quello è il tema. Chatham House, che non è un'organizzazione pacifista, ma è il centro di ricerca sulle relazioni internazionali del governo britannico, 2 anni fa ha pubblicato un report dicendo occhio che oggi il rischio che parta una guerra nucleare in maniera accidentale è maggiore che 30 anni fa. Perché ci sono possibilità di hackeraggio, ci sono sistemi obsoleti, non tutti i paesi hanno un sistema di comando e controllo sensato, India e Pakistan, tanto per fare due nomi. Quindi capite che solo uno scambio di 30 testate in quel contesto non solo avrebbe provocato immediatamente milioni di vittime, non solo avrebbe provocato un impatto indiretto per le radiazioni, distruzioni, mancanza di approvvigionamenti, eccetera, ad altri milioni di persone, ma avrebbe provocato per 4 anni una carestia per 2 miliardi e mezzo di persone, dato dall'inverno nucleare che si sarebbe avuto dopo l'impatto di queste testate. E ovviamente chi colpisce? Chi è già in una situazione di precarietà. La maggioranza di 2 miliardi e mezzo di persone sarebbe stata in Africa, nel sud-est asiatico e in parti dell'America Latina. 30 testate, 2 miliardi e mezzo di carestia. Oggi come oggi, in giro per il mondo ci sono 13.400 testate. Quelle attive, Russia e Stati Uniti ne hanno tra 5.500 e 6.000, quelle attive dispiegabili complessivamente stanno attorno alle 5.000. Moltiplicate, fate 5.000 diviso 30 e moltiplicate il numero della carestia. Davvero quando dico 2/3 della popolazione mondiale che salutiamo non è una cosa campata per aria. Quindi questo pericolo lo dobbiamo considerare. È lì. È drammatico, è lacerante perché vuol dire che appunto non c'è la possibilità anche per chi dovesse credere all'aspetto militare di intervenire in un certo modo in Ucraina. Sì, però non possiamo far finta che non ci sia. Non possiamo continuare a prendere decisioni così drastiche sulla base di raccontini assolutamente
idealizzati. Cioè io ho sentito in questi giorni gente dire: ma dobbiamo intervenire perché se vedi uno che dia una sberla all'altro, oppure se tu mi tiri un pugno io te lo tiro indietro. Ma stiamo scherzando? Cioè stiamo veramente prendendo decisioni di questa portata e di questo impatto sulla storiella uno mi tira un pugno e io non devo stare lì a prenderlo? È per questo che dobbiamo tornare alla complessità, perché se no il rischio di prendere delle scelte che vanno in quella direzione c'è tutto. Quindi, ripeto, è lacerante e drammatico quando vediamo i bombardamenti, quando vediamo i bambini morti, quando vediamo le famiglie che in milioni devono scappare. Certo che è lacerante, ma noi di questo ci siamo sempre fatto carico, perché quando appunto erano le bombe Made in Italy che finivano in testa alle famiglie, come nel caso di una nostra azione legale in Yemen, che in questi giorni il procuratore dice non possiamo farci niente, archiviamo, e noi ci siamo opposti ancora, perché quelle erano famiglie, la famiglia è morta, padre, madre incinta e altri tre bambini. Il più vicino checkpoint militare era a 300 metri, la bomba utilizzata era guida laser con un raggio di errore di 4 metri. Quello va bene? Quello dobbiamo lasciarlo lì perché insomma, no, fa niente, probabilmente non sono biondi con gli occhi azzurri, con gli yemeniti, non lo so, ci sono varie cose, noi siamo sempre da quella parte lì dicendo che le bombe non possono portare nessuna sicurezza. È lacerante quando cadono, sapere che non c'è la bacchetta magica, sapere che non si può intervenire, ma io devo dare onestamente, in tutta onestà, quella che è il percorso che credo più opportuno, che è un percorso che purtroppo deve assumere morte e distruzione, perché quello è quello che succede quando iniziano le guerre, ma anche l'intervento militare deve assumere morte e distruzione, forse molto di più. Invece è inizializzato tutto. Sembra che, siccome noi facciamo altre proposte difficili, complicate, ci va bene che muoiano le persone, mentre chi dice spedisco le armi, no, non gli va bene. Purtroppo muoiono le persone. E ripeto, è straziante. È straziante, però credo veramente che un percorso di sicurezza non possa passare per le guerre. L'abbiamo visto negli ultimi 20 anni, non stiamo prendendo le lezioni che meriteremmo. Negli ultimi 20 anni la spesa militare è cresciuta del 90%. Siamo in un mondo più sicuro? Secondo noi no.